Il comune di Corsico ha firmato un piano per il controllo del vicinato insieme ad altri 40 comuni del Milanese. Lei cosa ne pensa? Io penso che sia una cosa ottima, una cosa da fare, se non l'ha fatto. Forse devono farla anche prima. È che è una cosa buona. Saranno le sentinelle del territorio? Cosa potranno fare secondo lei? Almeno avvisare se c'è dei problemi e avvisare almeno la polizia locale e intervenire anticipatamente. Hanno appena cercato di rubare il mio stabile, quindi a poco controllo, c'è molto troppa libertà in giro. Purtroppo il territorio non è controllato. Giusto, va benissimo, è una cosa perfetta. Secondo lei che cosa può fare una sentinella del vicinato? Dovrebbe tutelare la cittadinanza, specialmente nella sera, visto che anche le luminarie non sono granché. No, non è la sentinella del territorio qua, l'Italia sta diventando, io non dico questa povera gente che arriva dai paesi che scappano dalle guerre, ben vengono e ben accolti, però ci vorranno anche delle regole. Cioè. C'è un rischio di giustizia fai da te in questo modo? No, pensa, bisogna essere limitare e dare la parola a gente responsabile però, noi facinorosi, è solo un avvistamento che è sempre una buona cosa. Che potrebbe fare tutti i cittadini, vedi qualcosa non va, una persona che vedi sempre a girangiolare, che affianca gli altri, da disturbo e cose, da segnalare, lo potrebbero fare tutti. Io sarei d'accordo. Fare cosa? Sparare nella testa con la gente lì. Perché non si può più uscire la sera qua. Sì, è pericoloso. No, ma non penso, non penso. Noi non vogliamo fare la guerra a nessuno, né armarci contro nessuno. Senza aggressioni, senza fare nulla di male, giusto tutelare, la parola tutelare. Non c'è il rischio che si sfoci in una difesa fai da te? Beh, spero di no, spero di no. Non farei niente, ci sono le autorità preposte, quindi non faccio niente, non lavoro. Lei sa che ci sono 41 comuni in provincia di Milano che hanno accettato la nuova norma che si chiama Sentinelle del Territorio. Per me è una cosa nuova, però io vedo che questa cosa qua è più indicata per le istruzioni dell'ordine, quelle persone lì, non la persona singola che cammina per strada. È giusto, si chiama la polizia, però bisogna dire ai sindaci, anche il sindaco di Milano, che deve mettere più vigili, molti più polizia. Sono una cosa intelligente perché qui giriamo la mano fra tutti, perché non si può pensare che siano solamente la polizia e i carabinieri che girano. Basta fare la segnalazione e poi loro intervengono. Molti episodi sono stati già segnalati costantemente perché diciamo che l'aiuto del cittadino e il supporto è essenziale per mantenere una zona e una città tranquilla. No, no, quello è giustissimo. Infatti noi qui nel quartiere abbiamo tutte le telecamere, cioè è tutto sotto controllo la polizia. Guarda, noi abbiamo proprio un'app dove ci siamo messi tutti insieme nella zona. E se succede qualcosa lo segnaliamo e devo dire che intervengono, eh. Quindi se Milano dovesse approvarla, lei sarebbe d'accordo? Sì, sarei d'accordo, sì. Ma non proprio. Io preferisco le forze dell'ordine perché è il loro dovere, il loro lavoro per custodire e tenere tutto il territorio a bada per il cittadino. Mi sentirei più tranquillo, sì. Non ha paura che questa potrebbe essere una giustizia fai da te? No. No, anche perché un po' di controllo serve. Il controllo del territorio è sempre la cosa migliore che ci possa essere. Non è che la gente deve intervenire a fare qualcosa, basta che segnali e basta. Tu segnali un crimine e viene la polizia. Non mi pare una giustizia fai da te, una giustizia fai da te è quando uno si pensa di essere il giustiziere di turno e pensa di risolvere le situazioni. No, è ben diversa la giustizia fai da te. La giustizia fai da te è cercare di non segnalare, ma prendere il colpevole o dichiarare colpevole qualcuno senza avere, diciamo, delle giuste segnalazioni. No, ci saranno delle regole ben precise, eh. Non penso che possano fare così, di testa loro. Daranno loro delle direttive e in base a queste potranno, lavorare. Non c'è un vigile che guarda, non c'è, non ci sono, non ci sono.